Cosa rimane oggi del mito Gabrielli? Il passato, per sua natura, è inafferrabile. Le grandi storie, però, sanno lasciare dietro di sé delle tracce da seguire per ricostruire il quadro. Fotografie, libri, palazzi. Mettendo tutto insieme, saremo sorpresi di riconoscere noi stessi. Ricordo che, siccome sono vissuto per molti anni in Friuli, io ricordo che una volta, passando davanti a una cartoleria, trovai una scatola esposta in vetrina, con dentro le strutture per uno scrittoio, cartella, eccetera, eccetera, e con il marchio Gabrielli. Beh, io mi sentii in quel momento orgoglioso di essere tolentinato. È cosa piccola, se vogliamo, no? Perché dalle Marche al Friuli, insomma, ci sono 400 chilometri o poco più, però ecco, era una presenza come se avessi incontrato un amico improvvisamente per la strada che da tanto tempo non vedevo. I prodotti della Nazareno Gabrielli hanno fatto il giro del mondo e incontrarli era come incontrare una parte di noi, della nostra realtà. Tolentino era uscita dai propri confini. Ma non solo, perché anche all'interno di quei confini è successo qualcosa che ha cambiato la morfologia stessa della città. Nel 1931-32 Nazareno, siccome conosceva nonno che già strappava i biglietti qui al cinema e faceva dei lavoretti, li hanno invitati a venire a fare i custodi qui al cinema, proprio perché, conoscendo la condizione di famiglia numerosa. E quindi da quel periodo, dal 1931-32 fino al 1961-62, hanno vissuto all'interno del cinema. E nonna come custode e nonno lo stesso come custode, come barista, anche se al tempo stesso nonno lavorava all'azienda elettrica. E inoltre, quando c'erano dei film che non erano proibiti a me, mi davano anche la facoltà di entrare al cinema, che per me era immenso, perché c'erano delle porte tipo saloon, questa cosa mi emozionava. E poi c'era una grande tenda di velluto, e poi si accedeva al cinema, che c'era tutto un parquet in legno. Comunque, ripeto, forse perché io ero piccola mi sembrava tutto immenso. E di nuovo, dopo il restauro del 2017, grazie alla Fondazione Moschini, il Politeama è tornato a scandire le giornate della città e ad essere un polo culturale degno dei suoi fondatori. Ma la Gabrielli non ha lasciato solo luoghi fisici. È rimasta una lezione che i cittadini dimostrano di aver riconosciuto e accolto. La voglia di fare impresa e di farlo bene. Cosa è rimasto? È rimasto lo spirito imprenditoriale. Perché dopo la Nazareno Gabrielli ci sono state tante realtà che hanno continuato, sono realtà molto, molto importanti, quindi è rimasto il substrato industriale, il substrato economico-industriale di Tolentino come città industriosa. Ecco. La Nazareno Gabrielli ha plasmato Tolentino nella sua intraprendenza e nel suo assetto urbano. Oggi quella lezione è sotto i nostri occhi e siamo chiamati a risponderle e a raccontarla. Una città deve avere le sue radici e queste radici devono essere consapevolmente aperte e presenti a tutti. Impossibile ignorare la storia della Nazareno Gabrielli, che è la storia della città. La storia dell'emancipazione da una situazione, diciamo, agricola, economia agricola o un'economia industriale, perché, come ho già detto, la trasformazione di Tolentino in città industriale si deve in particolare alla spinta data dalla Nazareno Gabrielli. E quindi Tolentino, città Gabrielli. Solo questo poteva essere il titolo di questa storia. Una storia le cui radici restano salde nel profondo, che ha dato molti frutti e che ne darà ancora in modo diverso. Il nostro racconto termina qui, ma ora tocca a noi, ad ognuno di noi, riconoscere che si è parte di questa storia e che lo spirito Gabrielli si respira ancora. Perché ricordate che siamo solo all'inizio.